Sicuramente merita questa città che il centro storico riviva, perché io sono fermamente convinto che dalla ripresa della vita nel centro storico riprenderà la vita dell'Aquila. Qui avevamo fatto un'operazione molto bella, devo dire con orgoglio che dopo che c'è stato il terremoto, noi abbiamo incontrato tante persone che sicuramente avevano avuto dei disagi, delle cose molto pesanti, e tutte ci dicevano che ricordavano questo bel negozio che avevamo fatto. Questo negozio si propone in tre piani. Il piano del ricevimento, che all'inizio era il negozio iniziale. Il piano ammezzato, che sarà un piano così intermedio, più sportivo, e poi è molto bello il piano nobile, dove abbiamo riproposto un negozio che vuole essere anche una casa. Questo è un immobile che è carico di storia. Dall'inizio, quando Edward Lear ne parla anche in un volume che parlava del suo viaggio in Italia, e praticamente lui diceva che finalmente all'Aquila aveva avuto la possibilità di alloggiare nel primo albergo d'Abruzzo. Mio padre, mio nonno, c'è tanto in questo, ma c'è tanto nell'Aquila proprio. Siamo poi all'interno di un edificio storico sapientemente recuperato e restaurato, è l'ex locanda del Sole, e nel recupero sono stati ad esempio recuperati anche gli scuri originali che sono stati montati mentre su delle nuove finestre. Qui abbiamo appunto la visione dello scuro come era all'origine, ma è stato particolarmente interessante è la ferramenta che è stata rimontata sulla finestra, diciamo, nuova, che deve garantire e deve essere comunque diciamo legata alla normativa vigente. Noi ci siamo occupati, io insieme con l'architetto Giuseppe Cimmino, ci siamo occupati dell'allestimento, come già prima del sisma, e diciamo insieme a Raffaele abbiamo pensato di riproporre poi quella che era l'idea iniziale, che è fatta da mobili, diciamo, nobilitati dall'uso del mogano, e interni bianchi che fanno risaltare questo gioco di luci fredde e calde, e che in qualche maniera danno quel tono di eleganza e di raffinatezza che si è sempre diciamo respirato all'interno dei luoghi dove Lello ha lavorato. Io penso che questo è un negozio che, al di là che lo abbia concepito io, è un negozio che sicuramente è un'eccellenza per la città, e di questo sono contento.